Buongiorno, finalmente di nuovo a pesca. Ci troviamo sempre qua a Salerno, sul litorale, una scogliera artificiale con un fondale, diciamo, molto basso, non arriva a 2 metri. Saranno le 6, 10, ci troviamo all'alba. Infatti faccio sullo sfondo, il sole inizia a spuntare. Ci troviamo alla fine di una scaduta, il mare è abbastanza bello, anche se dobbiamo aspettare un attimo che si fa giorno per vedere un po' meglio. Sto pescando con i bigattini, ho pasturato e ora vediamo un po' cosa esce. Dai, ci aggiorniamo a dopo. Abbiamo avuto una prima tocchettina, era una cosa in miniatura proprio, mamma mia. Un serragotto d'acquario. Bellissimo. Ecco. È un piccolo serragotto. Sono proprio in miniatura. Dai, un saragotto più bello. Un bel saragotto è uscito, ora lo slamiamo e lo rilasciamo. Vediamo se riusciamo a inquadrare la montatura. Un amino del 14, montato sempre sul filo dello 0,14. Più o meno lungo 80 cm. Ho fatto una piccola treccina sulla lenza madre per ammortizzare un po' il primo pallino a 30 cm, il secondo pallino altri 30 cm, il terzo pallino. E questo è il galleggiante che ho utilizzato. Magari metto un'immagine così si capisce meglio. Signori, pescata finita. Sto per smontare. Purtroppo oggi niente di buono. Qualche piccolo saragotto, ma proprio minuscolo. Eppure il mare è molto bello, cioè ero molto fiducioso stamattina, sono stato in questo spot domenica scorsa e è uscito una spigola, qualche sarago, sempre vivo. Però pensavo che man mano che ci avviciniamo all'inverno le spigole si facessero vedere. È ancora presto.
Dai, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.